fiamma al giorno, energia del 27 di febbraio, scegliete la vostra variante, sole, onice nero, stella. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 27 di febbraio per tutte le tre varianti. Vediamo un po', ancora, queste sono troppe, cominciamo a vedere quelle che ci hanno dato. Ok, oh sì, qua ci sono dei cambiamenti, qualcosa cambia, qualcosa arriva, qualcosa di molto concreto si sta muovendo, eh? Vediamo un po', sì. Allora, qua si sta raggiungendo il risultato su cui avete lavorato tanto, qualcosa si muove, qualcosa si sblocca, movimenti concreti che si manifestano, vediamo un po'. Sì, guardate, sì, possono essere situazioni d'amore, situazioni di accordi, situazioni di contratti, progetti, dipende da cosa vi interessa. Ok, vediamo un po'. Sì, ecco, qualcosa a cui avete lavorato da tanto tempo, ora si sblocca e si manifesta. Vediamo un po'. Queste sono troppe, vediamo ancora una. Massimo 2, vediamo che cosa ci danno. Ok, massimo 2 e va là, ci sono queste due. Sì, fate un respiro profondo perché tutto si sta aprendo, si spaccano quelle che erano le resistenze. Una corazza finalmente fa filtrare qualcosa di nuovo, quindi succede qualcosa di importante. Vediamo un po'. Eh sì, c'è il mondo, quindi avete lavorato tanto e avrete otterrete, vedrete proprio i cambiamenti conseguenti proprio a tutto questo lavoro a livello concreto, eh? Vediamo un po', onice nero. Ok, allora, qua qualcosa d'amore si realizza. Oh, caspita, qua c'è l'amore sacro che si manifesta, qua c'è un passaggio, qualcosa che va oltre il vostro livello, non lo so. Ci parliamo solo, bene, ci sarà l'incontro, ci incontriamo ogni tanto, ci sarà un incontrarsi più costante, stiamo già insieme, si consoliderà ancora di più, quindi ecco, c'è qualcosa che si sblocca, l'amore si sta realizzando a un livello altissimo, supera i suoi confini, comincia a manifestarsi appunto a un livello superiore, perché il lavoro, la consapevolezza, l'energia è tanta e siete anche proprio nella comprensione di quello che è il vostro, i desideri della vostra anima si stanno realizzando, qualcosa si sblocca. Ah beh, ecco, qua mi sta dicendo qualcosa si sblocca, ma probabilmente ci sono ancora delle paure relativamente a questo, quindi state cambiando, state lavorando tanto, c'è ancora qualcosa che vi sta bloccando nella realizzazione di tutto, quindi continuate a lavorare perché queste ferite nascoste possono emergere e quindi ci possa essere quello sblocco bellissimo, pazzesco, a cui state lavorando e che desidera essere manifestato. È ancora un pochino bloccato. Allora, vediamo un po'. Anche qui, stessa carta, ci sono delle paure, c'è qualcosa che deve essere ancora armonizzato, qualcosa che deve essere visto, su qualcosa su cui dovete lavorare concretamente. Ci sono, ecco, delle ferite su cui dovete andare a lavorare per creare equilibrio. C'è ancora qualche paura nascosta, qualche ferita nascosta, qualcosa che vi impedisce di realizzare i vostri desideri. Vediamo un po'. Sì, prendete le cose come stanno, perché solo in questo modo potete, diciamo, spalancare le cose come stanno, ma lavorandoci, nel senso, siete consapevoli di quello che succede, non andate a giudicarvi, ecco, sono così, ecco, mi succede sempre quello. No, prendete le cose come sono, guardate la vostra paura, guardate le vostre emozioni, lavorateci, create equilibrio, perché solo così si spalancano dei nuovi portali, qualcosa di nuovo può accadere, finalmente si sblocca, ma se ancora, diciamo, richiede appunto un lavoro consapevole e un lavoro impegnativo ancora per poter appunto sbloccare il desiderio su cui siete focalizzati.